Ciao amici e bentrovati in questo nuovo video. Finalmente siamo arrivati in quel di Magione con molto molto margine e molto miglioramento rispetto a come ci eravamo presentati a Vallelunga. Quindi ci vediamo subito dopo l'intro con il primo turno di libere. Turno di libero è andato e è andato più che bene. Prima posizione e con ovviamente la pista che stanotte ha piovuto, quindi ci troviamo nelle condizioni che mi piacciono e ovviamente è tutto quanto da migliorare, è tutto quanto in ballo, è tutto in gioco perché la pista è molto umida. Le gomme, le slick ovviamente vanno molto interpretate, quindi ci vediamo poi, non possiamo ovviamente toccare nulla perché ovviamente le qualifiche saranno asciutte e domani è prevista molta pioggia, quindi cerchiamo di capire adesso la macchina com'è, cerchiamo di interpretarla al meglio possibile e poi si vedrà. Thank you.
secondo turno di libero andato, ancora una volta +1, ma c'è qualcosa che non va. Purtroppo slitta la frizione e, ahimè, non possiamo fare la gara così. Quindi dobbiamo rimboccarci le maniche e sostituire i dischi della frizione. Non è un lavoro semplice, ci vorranno circa 2-3 ore, però non siamo troppo attrezzati, quindi dobbiamo trovare il modo di farlo nel minor tempo possibile. Purtroppo salteremo 2 turni di libere, che vanno però ad aiutarci poi, speriamo, con quello che sarà la frizione nuova in qualifica. Quindi andiamo al lavoro e ci vediamo per le qualifiche.
anche se non si è visto il giro, perché purtroppo la GoPro mi sta facendo dannare, continua a darmi errori su errori su errori. Purtroppo nella seconda parte della qualifica mi ha tagliato il video e mi ha danneggiato il video, anzi, e quindi non ho il video del giro di qualifica. Comunque P2 a un decimo da Tarani, quindi ci siamo perché siamo lì. Domani mattina la gara 1 dovrebbe essere bagnata, anche se ancora è tutto un punto interrogativo. La cosa certa è che questa notte piove, quindi speriamo che domani mattina sia bagnata come si deve. Questa sessione di qualifica è stata molto dannata perché, come avrete visto, sono rientrato tantissime volte e purtroppo prima mi si è alzata la carena posteriore, perché rimontando la macchina tutto all'ultimo secondo non abbiamo messo i bulloncini che serravano il coperchio superiore della vettura. Poi, una volta serrato il coperchio della vettura, si è perso il tappo della benzina, perché purtroppo ha fatto benzina mia sorella, quindi aveva avvitato male il tappo e non si può dare la colpa a nessuno. E quindi avevo la benzina che mi fuoriusciva e mi andava sulla ruota. Ahimè, se va del liquido sullo pneumatico c'è poco da fare, si perde aderenza. Però, nell'ultimo giro, il giro della morte, sono riuscito a fare il secondo posto, quindi ottimo così. Adesso ci vediamo domani mattina, appunto, come vi ho detto prima, per gara 1. Ciao amici!